Salve allenatori e bentornati nella regione di Kanto. Nello scorso episodio abbiamo attraversato il tunnel roccioso e siamo arrivati finalmente a Lavandonia. Oggi però non vi farò vedere questa città, ma sarà anche questo un episodio di transizione perché completeremo il percorso 8 che collega Lavandonia con Azzurropoli. Qual è il Pokémon tondo e morbido? Jigglypuff in prima generazione. Comunque, come dicevo, questo sarà un episodio anch'esso riempitivo, anche Clefairy effettivamente. Sarà un episodio riempitivo, necessario chiaramente ai fini della trama, del livellaggio, eccetera. Attraverseremo questo percorso che è, come tanti percorsi della regione di Kanto, pieno di allenatori pronti a sfidarci, e questo è un ottimo banco di prova per la nostra squadra per allenare i nostri monsters. Allora, andiamo un attimo qui che vedo un poco indietro. Usiamo doppio calcio perché Clefairy in prima generazione è ancora di tipo normale, infatti richiamo un ingente danno. Lui non utilizza canto, quindi questa cosa ci velocizzerà tantissimo il lavoro. Tra l'altro si chiama doppia sberla, ma può colpire più di una volta. E va capo. E il primo è andato. Ok, perfetto. Beh, tutto pupa. Fermati! Non essere così crudele con il mio Clefairy. Per la precisione, con i tuoi Clefairy. Chi mettiamo davanti? Chi mettiamo davanti? Vabbè, mettiamo ciò. Così lo facciamo salire di un livello. Ok, qua si può andare, va bene. Sentiamo questo. Sono un errante, rischia tutto. In questo percorso non ci sono oggetti. Non ci sono oggetti e quindi non perderemo tempo neanche appunto nel cercarli, quindi né oggetti normali né nascosti. E oltretutto la maggior parte dei Pokémon che abbiamo visto, anzi praticamente tutti, sono già conosciuti perché li abbiamo già incontrati. Vediamo, Vulpix, va bene, continuano ad affrontare con Chu, da quando ha imparato Fulmine. Chiaramente ormai è diventato ancora di più una sicurezza, perché Fulmine, se non ricordo male, è la seconda mossa più potente di tipo elettro in prima generazione. La prima è Tuono. Poi, tra l'altro, avendo le statistiche OP, in quanto non si può evolvere, è già una garanzia. Mi hai soffiato la vittoria. Allora, qui sì, vabbè, io vi faccio solo vedere, giusto per che in realtà è una bella scorciatoia, perché se non mi ricordo male, attraverso questa zona, esatto, noi possiamo tagliare tutto il perimetro e quindi evitare quegli allenatori che ci stanno lassù, ma non avrebbe senso. Oltretutto, qui possiamo trovare dei Pokémon. In questo pezzo di erba, se non mi sbaglio, in Pokémon Blu, si trova Vulpix, che in giallo si può ottenere solo al casinò di Azzurropoli, mentre qui si trova, cioè in Pokémon Blu si trova allo stato selvatico. Noi, siccome stiamo giocando giallo, non lo possiamo trovare, lo possiamo soltanto acquistare al casinò. Questo allenatore ci dice che abbiamo bisogno di una tattica migliore, ma se non ci ha visto ancora, che succede? Ok, se non ci ha visto ancora combattere, come fa a dirlo? Ed ecco Grimer. Ecco, Grimer è uno dei Pokémon che ancora non avevamo incontrato. Pokémon celeberrimo di prima generazione, tra l'altro mandato giù con un colpo.
simbolo della, dell'inquinamento, del veleno dell'uomo, degli scarichi fognari, degli scarichi di liquami. Ecco, infatti questa è la sua evoluzione, Mach, ed è un Pokémon che ha avuto molto molta visibilità anche con la settima generazione, perché come tutti sapete in Alola ha una sua forma, è molto particolare, molto colorata, molto bella tra l'altro, mi piace tantissimo il Mach di Alola. Allora, se io ricordassi, Queen, che attacchi ha Queen? Dobbiamo avere un Pokémon con attacchi di tipo terra o psico. Necessariamente, perché... con questa tipologia di Pokémon ancora facciamo fatica. Voglio dire, fatica. Non andiamo a one shottare come con altri tipi. La Sard tra l'altro sarà a livello 25, quindi io mi posso mantenere con Queen tranquillamente. Tra l'altro a Queen dobbiamo per forza insegnare una mossa di tipo terra, perché ci sta necessariamente allo stab. Dobbiamo farlo. Va bene, comunque anche questo è stato messo KO. Non ha senso. Certo, non ha senso quello che hai detto. Vediamo se mi ero ricordato. Ho un antidoto? Non ho un antidoto, va bene. Vabbè, dalla prossima volta. Mi piace Nidoran, li colleziono. Dalla prossima volta dobbiamo acquistare necessariamente un paio di cure totali. Questa più Pokémon, quindi i Pokémon sono anche sottolivellati rispetto ai nostri, perfetto. Fulmine è probabile che fa brutto colpo, perché è già la terza volta che andiamo in brutto colpo. Nidorina, e ne mandiamo lo stadio finale, no? Voglio dire, buona, un'ottima difesa. Nidorina, Pokémon bellissimo. Io mi sono innamorato della della linea evolutiva dei Nidoran, dei conigli lunari. Ok, qua c'è il secondo. Mi piace la scuola, ma anche i Pokémon. Un altro cervellone, tra l'altro un Pokémon solo. Chi è? Koffing l'abbiamo già incontrato, perché è uno dei Pokémon di testa del Team Rocket, tra l'altro in Pokémon giallo, figuriamoci. Pokémon di punta di James, che per fortuna ancora in questa generazione non utilizza esplosione o autodistruzione, maledizione. Ok, è meglio la scuola. Sì. Ok, vediamo qua che cosa c'è. Ah, no, qua non c'è niente, ok. È giusto per... Meo è così carino. Miao. Proprio così. Dovrebbe andare KO con un colpo solo. No. Brutta mossa, stridio. Poi quanto dà fastidio. Abbiamo fallito. Ok. Un altro Meo. Ma c'è qualcuno da allenare? Così, vabbè, come vedete, Pidgeotto non lo sto allenando perché... Ma ormai si è capito. Ben presto uscirà dal team. Al suo posto entrerà
un Pokémon che mi piace parecchio, ma piace a tanti di voi, forse a tutti. Ricordavo che Sour avesse imparato foglie lama. Molto strano. Non le ha già imparate foglie lama? Va bene. Non è un problema. Assolutamente, anche perché è frustata. Se non mi sbaglio, la stessa perk di foglie lama, ovvero è probabile brutto colpo. Quindi, che tra l'altro foglie lama, poi ve lo ripeterò quando lo prenderemo, se non mi sbaglio, in prima generazione non è probabile brutto colpo, è sempre brutto colpo. Ho il 100% di probabilità di essere brutto colpo. Poi l'hanno aggiustata dalla seconda generazione in poi questa cosa, ma all'inizio era così. Va bene, il veleno qua è effetto. Vabbè, noi tanto con un braciere lo mandiamo via. Perfetto, anche questo è fatto. Come vedete, ormai c'è poca difficoltà all'interno del gioco, all'interno dei team che incontriamo. Cosa facciamo qui impalati come dei cretini? Lo sai tu. Quindi dicevo, come vedete, ormai c'è veramente poca... pane per i miei denti. Poca difficoltà nei team avversari, perché ormai abbiamo formato un'amalgama di monster talmente buona, che è talmente eterogenea, che insomma non... Come vedete, mandano Pokémon, noi abbiamo quasi sempre ormai la mossa stabbata o la mossa appunto super efficace. I Pokémon sono un ottimo livello per il momento di trama in cui siamo arrivati noi. Per cui, appunto, come vi avevo già annunciato, dal tunnel roccioso in poi e dal prossimo episodio in poi, a maggior ragione, io credo che non avremo più grosse difficoltà nel appunto affrontare gli allenatori, io credo proprio qualsiasi tipo di allenatore che incontreremo, anche gli stessi capi palestra. Il prossimo episodio, ve lo dirò fra poco, sarà molto molto bello, secondo me molto utile. È una cosa che sapete tutti ovviamente, ma oltre a essere un episodio di questo gameplay, io lo utilizzerò anche come una mia piccola guida per utilizzare un trucchetto presente in prima generazione. Guarda cosa hai fatto. Allora, per fare quello che vi voglio dire, tra l'altro, dobbiamo stare attenti a fare una cosa. Ok, è esattamente questa la cosa. Allora, qua, se non mi sbaglio, sono di guardia, ho una sete, fermo là, strada chiusa. Ok, dobbiamo non sfidare questo allenatore. Io salvo, perché non si sa mai. Fantastico. Via sotterranea, Azzurropoli, Lavandone. Sì, perché siccome è bloccata la città, allora questa strada. Ok, sembri bravo con i Pokémon, ma come vai in chimica? Ok, cervellone ovviamente. Ok, Voltorb, questo mi usa esplosione, io lo so che mi usa esplosione, e io mando PG8 proprio. Vediamo se la predict è Sonic Boom. Facciamo un po' di danno prima.
Ecco, contro i Pokémon elettro ci serve. Ci serve la mossa terra, preferibilmente stabbata, che poi con la quale appunto possiamo anche fare molto danno anche a Pokémon Pokémon di fuoco, Pokémon di ghiaccio anche se non mi sbaglio, roccia, comunque ha tanti utilizzi. Coughing, ce lo pappiamo. Coughing, ce lo pappiamo. Ok. Dovrebbe resistere, esatto. Almeno per... Bellissimo. Fantastico. Un altro Voltorb. Beh, stavolta mandiamo Queen. Ok. Dovrebbe imparare Incornata. Da un momento all'altro. Non so quando di preciso, ma dovrebbe imparare Incornata. Magnemite. Non è ancora di tipo metallo perché ancora non esiste, quindi il fuoco non gli fa super efficace. Non ha nessun tipo di abilità, quindi dovrebbe essere terra, ma noi mosse di tipo terra non ne abbiamo. Quindi lasciamo Queen. Semplicemente. Ho sbagliato, ovviamente, miscliccato. Ma non dovrebbe essere grossi problemi. Infatti. Ok, e anche questo è andato. Ai, fusione totale. Allora, come vi dicevo, questo allenatore sotto, che vedete, non lo dobbiamo sfidare per ora. E ve lo spiegherò, ma già sicuramente l'avete capito, nel prossimo episodio. Il centro commerciale di Azzurropoli ha una vasta scelta. Attraversiamo un altro tunnel sotterraneo. Attraversiamo un altro tunnel sotterraneo molto velocemente. Pare che ci sia un Pokémon che dorme vicino ad Azzurropoli. E questo è il tunnel. Praticamente abbiamo fatto il giro, perché siamo esattamente dall'altro lato. Noi prima eravamo qua, a destra. Ora siamo dall'altro lato, attraverso il tunnel. Bene, Hazard esausto, ma normale. Ah no, tra l'altro, forse no, abbiamo bypassato direttamente... Zafferanopoli, siamo passati sotto Zafferanopoli in questo momento. E qui, cari allenatori, abbiamo Azzurropoli. Finalmente siamo arrivati ad Azzurropoli e io direi di fermarci qua. Ci fermiamo qua. Ci siamo fatti questa bella passeggiata lungo il percorso 8 e... Nel prossimo episodio non vedremo Lavandonia, non vedremo Azzurropoli, ma vi mostrerò uno dei glitch più famosi di sempre proprio della storia dei videogiochi, ma a maggior ragione del brand Pokémon. Perché allenatori, nel prossimo episodio vedremo come catturare Mew. Quindi io e il caro Chu vi salutiamo, vi aspettiamo al prossimo episodio e ci trovate sempre qui, nella regione di Kanto, per una nuova tappa del nostro cammino. Ciao allenatori! Hey allenatore, ti è piaciuto questo video? Beh, allora perché non dai un'occhiata anche agli altri? Questo canale offre davvero tanti contenuti e cerca di analizzare nel modo più sfaccettato possibile l'universo Pokémon. Il mio consiglio è quello di cliccare su playlist e di scegliere i contenuti che più ti piacciono attraverso le sezioni che ho preparato apposta per te. Ho suddiviso tutti i miei video in rubriche e per questo sarà un gioco da ragazzi trovare i video per argomento. Inoltre, ti andrebbe di diventare mio assistente? Beh, allora perché non entri a far parte del mio progetto?
Clicca il link in descrizione o utilizza il tasto abbonati. Lì troverai tutte le informazioni che fanno al caso tuo. Ancora una volta, grazie di essermi venuto a trovare e ti auguro una buona permanenza nel canale del professor Bob.